L'obiettivo è quello di vincere, è quello di dare un'alternativa, un voto libero alle persone che non appartengono a filiere, a consorterie e non rispondono appunto a giochi di potere ai quali noi siamo estranei. Lo abbiamo dimostrato al tavolo del centrosinistra proponendo figure terze che fossero appunto di sintesi per tutto il mondo progressista. Purtroppo questo non è stato possibile per l'intestardimento e l'imposizione su candidature che esprimono essenzialmente storie personali. Noi abbiamo scelto di esprimere una storia di un movimento, quindi di idee, di valori, di progetti per questa città che ne ha davvero tanto bisogno. In queste ore chiaramente stiamo confrontandoci con gli altri responsabili di partito. Per il momento la scelta è condivisa appunto da Basilicata Possibile e da Sinistra Italiana. I punti programmatici imprescindibili sono il no al consumo di suolo. Potenza è una città che non ha bisogno di nuovo di nuove cubature, ma ha bisogno di riscoprire e rivalutare ciò che già esiste. Quindi questo sicuramente è un punto imprescindibile. L'altro punto è di evitare che si faccia come sempre è stato fatto in questa città e che quindi le posizioni apicali, manageriali, penso all'ACTA che in questi giorni richiede un anticipo di cassa appunto al Comune di Potenza pari a 900.000 euro per far fronte alla sua debitoria di circa 6 milioni e 200.000 euro. Quindi tutte queste posizioni non vanno date per appartenenza di partito, per tessera di partito, ma vanno dato a persone capaci che siano in grado di invertire il trend da costo per la collettività a guadagno, a fonte di guadagno per la collettività. No, noi stiamo concentrati su ciò che riguarda la nostra coalizione, quello che succede altrove ci interessa poco. Poi saranno i cittadini a dover ricordare e a dover valutare al momento del voto ciò che è stato fatto in questi 5 anni rispetto a ciò che era stato promesso. Mari e monti, ma abbiamo visto una città sempre più in declino, sempre più disattenta alla persona, sempre più esclusiva nel senso negativo del termine.